Telenova Giornale. Al via la protesta dei Forconi, presidio simbolico in Piazza Libertà a Ragusa, è l'unico che è stato autorizzato in provincia dalla questura. Primarie PD a Ragusa e negli altri comuni blei stravince Matteo Renzi. Nel capoluogo il sindaco di Firenze ottiene 1.663 voti, seguito da Cuperlo con 341 preferenze e da Civati con 283 voti. Pedibus a scuola a piedi. Da oggi la sperimentazione a Ragusa con gli alunni della Paolo Vetri. Un presidio simbolico in Piazza Libertà a Ragusa, l'unico in provincia autorizzato dalla questura. Inizia la settimana di mobilitazione promossa dal Movimento dei Forconi e da alcune sigle autonome. Siamo senza lavoro, siamo pieni di tasse, stanno togliendo le case, la gente non si può curare, le ragioni sono tante. Le ragioni sono immense perché siamo qua, non c'è un obiettivo, uno solo. Siamo qua perché non ce la facciamo più a pagare ogni giorno gli errori che ha fatto la politica. Le banche, ormai siamo arrivati, ecco. Questo noi vogliamo fare un reset alla Sicilia, all'Italia, perché ormai siamo Italia, Sicilia uniti. E questa unione non la può staccare più nessuno. Loro ci hanno spezzettato Sicilia, nord, sud, in modo di gestirci meglio. Ora così noi siamo legati per mandarli a casa. Noi vogliamo pagare le tasse, vogliamo pagare tutto, ma metteteci in condizione di farlo. Perché non c'è lavoro, non c'è assolutamente, non si trova lavoro per i giovani, non c'è niente. Cosa dobbiamo fare allora? Ditecelo voi cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare? Io volevo fare un appello agli agricoltori. Noi non stiamo manifestando per fare male a voi o ai vostri prodotti, stiamo solo, anzi, curando i vostri prodotti per bloccare quelli che vengono dall'estero, non come fa la Coldiretti che ha 12 anni, che sanno che vengono i prodotti dall'estero e ci stanno pensando proprio ora, alla vigilia della nostra protesta che ha 3 mesi che già si deve fare questo 9 dicembre. Allora noi manifestiamo anche senza presidi. I divieti soprattutto sono pervenuti qui nel territorio siciliano, molto probabilmente perché nel passato c'è stata qualche manifestazione che ha prodotto diciamo delle difficoltà, ma noi abbiamo già detto in tutte le sedi che le manifestazioni che noi andiamo a realizzare saranno manifestazioni pacifiche. Vogliamo semplicemente spiegare alla popolazione quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere con questa protesta. Anche a Ragusa stravince Renzi. Nel capoluogo ha ottenuto 1.663 voti, seguito da Cuperlo con 341 preferenze e da Civati con 283 voti. Sono stati 1.368 gli elettori che hanno votato per le primarie del PD a Ragusa, di cui 947 tesserati del Partito Democratico. Pochi minuti dopo le 21 di domenica, già il 75% dei votanti aveva espresso la propria preferenza per Matteo Renzi. Pure negli altri comuni della provincia Renzi ha sbancato, soprattutto a Vittoria, dove ha ottenuto 1.019 voti, a fronte dei 164 per Cuperlo e 119 per Civati. A Monterosso 97 preferenze per Renzi, 11 per Cuperlo e 14 per Civati. A Modica 644 voti per Renzi, 113 per Cuperlo e 112 per Civati. A Giarratana 100 per Renzi, 9 per Cuperlo e 4 per Civati. A Chiaramonte 82 voti per Renzi, 8 per Cuperlo e 29 per Civati. A Ispica 194 voti per Renzi, 62 per Cuperlo e 39 Civati. A Santa Croce sono state 121 le preferenze per Matteo Renzi, 46 per Cuperlo e 32 per Civati. Infine a Pozzallo 224 voti per Matteo Renzi, 18 per Cuperlo e 24 per Civati. A Comiso 929 voti per Renzi, 302 per Cuperlo e 42 per Civati. E ad Acate 81 preferenze per Renzi, 26 per Cuperlo e 5 per Civati. Un convegno per affrontare un argomento di scottante attualità, la funzione strategica che nell'immediato futuro avrà il Patto dei Sindaci, ossia il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili nei loro territori, grazie all'ausilio di ingenti finanziamenti europei.
Anche il parco commerciale Isola Iblei segue con molta attenzione l'evolversi delle procedure, tanto che ha programmato, unitamente agli altri centri commerciali naturali Antica Iblei, Tre Ponte, Ibla, Rete Val di Noto, un fitto calendario di appuntamenti. Tutto ruota attorno al mondo della sostenibilità ambientale e soprattutto del risparmio energetico. Quindi tutto quello che sono in questo momento, non sottovalutare che le imprese stanno attraversando un periodo di profonda crisi, per cui avere l'opportunità di adeguare le strutture, di in un certo qual modo anche innovare da un punto di vista tecnologico, però tutto quello che riguarda nel rispetto dell'ambiente e anche della riduzione dei costi dell'impresa stessa, ovviamente soprattutto avendo queste opportunità di contributi che arrivano dalla comunità europea, sono veramente una manna che cade dal cielo. Professore Pezzini, un'autorità in materia, rappresenta Confindustria italiana a Bruxelles per quanto riguarda le politiche energetiche, da poco è anche consulente per la regione. Oggi si parla di patto dei sindaci, di efficienza energetica, quali le opportunità che possono essere colte dalle aziende? Sono notevoli, in quanto l'efficienza energetica, il risparmio e lo sviluppo delle RES rappresenta una rivoluzione nel panorama economico italiano e quindi nascono tutte le nuove opportunità che non possono essere perseguite dalla Cina o da altri paesi. È questione di avere una politica regionale che favorisca lo sviluppo di queste capacità sia in termini di quadro legislativo sia in termini di aiuto economico attraverso il sistema bancario. Sarà un 2014 ricco di iniziative per sensibilizzare la popolazione ragusana sulla differenziazione dei rifiuti. Si parte proprio in questi giorni, poiché il periodo natalizio è quello in cui viene prodotto un numero maggiore di rifiuti derivanti dagli imballaggi, grazie ad una fattiva collaborazione tra il Comune, la Confcommercio, l'impresa ecologica Busso e il Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi a base cellulosa. Fino al 6 gennaio è attiva una campagna straordinaria per il potenziamento della raccolta della carta e dei cartoni nei negozi della città di Ragusa. Poi a partire da oggi fino al 6 gennaio ci sarà una raccolta straordinaria di cartone negli esercizi commerciali, sono coinvolti circa 450 esercizi commerciali in diverse strade della città. L'iniziativa è fatta dal Comune insieme all'Associazione Commercianti e al Comieco, che è il Consorzio Nazionale Imballaggi in Materiale Cellulosico. E tutto viene pagato dal Consorzio, quindi abbiamo portato qui una prima attività di comunicazione senza spendere nulla come Comune, e consisterà nella raccolta del cartone tutti i giorni feriali dalle 13 alle 16, cioè i commercianti, finita la giornata antimeridiana, metteranno il cartone piegato senza materiale strano, significa senza le graffette, senza lo scotch, piegato davanti al negozio. Entro le 16 la ditta che ha il servizio in appalto, la ditta Busso, provvederà a recuperarli e a portarli al centro di conferimento CONAI, alla zona industriale. E l'iniziativa prevede anche che i commercianti si facciano tramite per la divulgazione, per la distribuzione di norme per quanto riguarda la raccolta differenziata della carta, per cui ognuno di loro avrà 100 brochure da distribuire ai propri clienti in modo tale che questo produca effetti di comunicazione. Stiamo distribuendo 50.000 brochure per le famiglie, 1.200-1.500 brochure per i commercianti, ci sono le indicazioni su come comportarsi, e poi ogni esercizio commerciale avrà due locandine da affiggere in negozio. Contemporaneamente, ma qui i consorzi non c'entrano al momento, verranno distribuiti da 20 a 30.000 brochure che riguardano sia la raccolta della carta, e quindi riguarda soprattutto ciò che viene fuori a livello natalizio, dicendo cosa va raccolto in modo differenziato come carta e cosa non va raccolto. E poi altri 20-30.000 brochure riguarderanno la raccolta della plastica. Su questo abbiamo pensato di puntarci subito, perché la qualità della raccolta differenziata della plastica è parecchio scadente come qualità. L'ultima analisi dice che nelle plastiche raccolte in modo differenziato c'è il 30% di materiale estraneo. Quindi una brochure in cui si dice
con tanto di foto cosa va messo nella plastica e cosa non va messo. Questa è già una prima attività, perché abbiamo già un accordo con il Corepla, quindi con il responsabile nazionale della comunicazione di Corepla, per iniziare una campagna sulla raccolta differenziata della plastica nel corso del 2014. E stiamo cominciando a tamponare ciò che fondamentalmente era mancato in passato, cioè una comunicazione abbastanza dettagliata sul che fare, non che cosa non fare e quindi come comportarsi. E fondamentalmente riguarderà tutta la città, poi avremo già un'attenzione particolare, ma non perché vogliamo fare differenze, sulle zone che oggi fanno raccolta differenziata porta a porta, perché questi non cambieranno il tipo di comunicazione, perché sarà identica, mentre sul resto della città, dove oggi si fa la raccolta a cassonetto, si fa la raccolta a bidone, la comunicazione ovviamente col nuovo appalto cambierà e quindi probabilmente avremo una quantità di interventi un po' di meno. E puntiamo, in base ai dati medi che ci sono in Italia, a raccogliere in questo mese circa il 30% in più di cartone e puntiamo poi tutto sommato a mantenerlo. La raccolta probabilmente continuerà anche nel 2014, ovviamente con una frequenza più bassa, perché le consegne dei fornitori ai negozi diminuisce e quindi poi vedremo con l'associazione commercianti come comportarci per il prosieguo. A scuola a piedi, al via oggi la fase sperimentale del progetto Pedibus. Il tragitto casa scuola e ritorno rappresenta per gli stessi alunni un modo per svolgere attività fisica e per socializzare con altri ragazzi. Una prima sperimentazione del progetto sarà attuata nel corso della settimana, mentre l'avvio vero e proprio è previsto per la metà del mese di gennaio, al rientro delle vacanze natalizie. Per la Palazzello sono state individuate 4 capolinee dove ogni mattina 2 genitori, a partire dalle 8, attenderanno gli scolaretti. Un progetto semplice, intelligente e straordinario. In Italia, su 11 milioni di bambini, il 73% va a scuola in auto. Una prima sperimentazione che riguarda una scuola, la Palazzello, che riguarda 50 bambini, 50 famiglie che vogliono finalmente approcciarsi in modo corretto ad una nuova tipologia di mobilità, la mobilità pedonale, perché secondo noi si può, anche se magari ci sono alcuni vincoli riguardo alla viabilità, ai marciapiedi, alle strisce pedonali, ma noi pensiamo che anche su questi problemi il Pedibus potrebbe essere una soluzione, perché è una sorta di sentinella del quartiere. Il Pedibus funziona come una linea della metropolitana, abbiamo un capolinea, abbiamo una destinazione che è la scuola, ci saranno delle fermate, è un percorso di massimo 500-700 metri che raccoglie massimo 15 bambini accompagnati da 2 tutor, un conduttore e un controllore. E ad ogni fermata ci saranno una media di 2 o 3 bambini ad aspettare e il percorso durerà 20 minuti. Ecco, è una grandissima occasione per questa città, per questi cittadini, non soltanto per rinunciare magari anche al comfort del proprio mezzo privato, però a favore di una mobilità dolce, una mobilità che consenta anche ai propri figli di conoscere meglio il proprio quartiere, di avere una consapevolezza e una autonomia maggiore di spostamento all'interno dello spazio urbano. La settimana multimediale del Barocco, con una mostra d'arte di foto e pittura. L'iniziativa è promossa da Heritage Sicilia nella chiesa di San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla. Questa è l'iniziativa che chiude Heritage Sicilia Festival. Questa è l'ultima evento, abbiamo già fatto altri eventi, compreso un concorso di fotografia, un concorso di pittura e adesso abbiamo rinnovato alla fine una mostra collettiva sia di pittura che di fotografia, però con l'attenzione al Val di Noto, alla promozione del barocco del Val di Noto. Il mio lavoro è un po' rappresenta il periodo
che sto passando in questo momento per la malattia di mia mamma, quindi è per dar forza a lei, a me stessa e a tutta la famiglia, quindi ho abbi fede in lui di non perdere la speranza, quindi di avere sempre un punto di riferimento. E rappresenta una Madonna, un po' triste perché rappresenta in effetti quello che sto provando io. Per il Ritaggio di Sicilia sicuramente un'altra grande scommessa, in un palcoscenico sicuramente d'eccezione. Sì, bellissimo, la chiesa di San Vincenzo Ferreri è senz'altro una cornice stupenda adatta alla settimana multimediale del barocco. Qual è? Allora, abbiamo organizzato una mostra fotografica e nel frattempo abbiamo pensato di organizzare una mostra di pittura, tutto riguardante esclusivamente il barocco. Abbiamo cercato di unire la multimedialità dei video. Penso che sia una cornice splendida e una innovazione, sia la proiezione del video e nel contempo la mostra di pittura e la mostra di foto, sempre raffiguranti il barocco, ecco, il nostro barocco. Le vie di Ibla domenica sera sono state animate dal passaggio del simulacro della Madonna, che alla fine è stato riposto nella chiesa di San Tommaso. All'uscita della chiesa di San Francesco in piazza Chiaramonte, l'incedere del simulacro della Santa Madre di Dio è stato salutato da grida di giubile e dal volo di alcuni palloncini colorati. Poi il tradizionale corteo, con la recita delle preghiere e la banda musicale San Giorgio, che ha contrappuntato i momenti di vuoto di questa processione attraverso l'esecuzione di alcune marce. Anche quest'anno l'Immacolata è stata preceduta da un nugolo di bambini vestiti da angioletti. Vicino ai giardini Iblei c'è stato infine uno spettacolo pirotecnico. La processione si è conclusa nella chiesa di San Tommaso, dove il simulacro della Madonna è stato riposto in previsione del riavvio degli interventi di restauro nella chiesa di San Francesco. È la 19ª edizione della stagione concertistica internazionale melodica. Tutti i concerti si svolgeranno presso l'auditorium della Camera di Commercio di Ragusa, con apertura al pubblico alle 20, inizio puntuale alle 20:30. L'ingresso ai concerti è di 7 euro per gli adulti e di 3 euro per i bimbi fino a 14 anni. L'abbonamento a tutti i 14 concerti è di 50 euro. Si inizia il 14 dicembre con il Flamengo in Duo. Sì, appunto, questa è la 19ª edizione e inizieremo sabato 14 dicembre. Tutti i concerti si terranno all'auditorium della Camera di Commercio, sempre con inizio alle 20:30. Il 14 dicembre inizieremo con un concerto dedicato al flamenco con la Mancia Duo Guitar, è un duo di chitarre flamenco, molto bravi, specializzati proprio nel flamenco. E poi andremo avanti, ci sarà anche il concerto di Natale per il 26 dicembre con il coro polifonico De Cicco. E andremo avanti appunto fino al 24 maggio con 14 appuntamenti, tutti artisti di altissimo livello, un livello internazionale veramente notevole, e artisti che si esibiscono regolarmente in sale come Lincoln Center di New York, Carnegie Hall, il Teatro La Fenice di Venezia, eccetera eccetera. Tutti comunque i curricula e il programma dettagliato si può visionare sul www.melodicaweb.it. anche quest'anno abbiamo dovuto mettere un piccolo ticket, visto un po' i tempi di crisi che ci sono, però è possibile abbonarsi presso la prevendita e presso la libreria Paolino. Seminari, musica d'ascolto e concerti live. Una settimana intensa di appuntamenti da Crea, che ha festeggiato nel modo migliore i suoi 25 anni di eccellenza. 25 anni sono trascorsi, ci hanno portato a questo livello di qualità, di professionalità, anche di capacità tecnica nei confronti dei clienti. Iniziamo altri anni con la speranza di continuare sullo stesso sentiero di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Un mercato ovviamente un po' particolare il vostro. Sì, il nostro è un mercato di alta tecnologia, tant'è che la settimana di festeggiamento abbiamo intitolato la settimana dell'high tech. Tecnologia significa continuamente aggiornamento, continuamente essere
sul pezzo, in modo da poter dare sempre la proposta migliore, il sistema più valido ai nostri clienti. Tutti quelli che hanno creduto, quindi i nostri clienti hanno creduto nel nostro saper fare, nella nostra tecnica, definiamola così, le nostre conoscenze che abbiamo lungamente approfondito in tutti questi anni, ci hanno portato ad avere un numero non indifferente di clienti che continua a credere ancora oggi in noi, ed è quello che ci supporta e ci ha garantito questo traguardo dei 25 anni di attività. È stata una settimana di seminari, di musica d'ascolto, anche e soprattutto un momento a presa diretta con la gente. Sì, presa diretta, perché la mattina abbiamo aperto la nostra sede al pubblico con i vari seminari sia di domotica, residenziale, alberghiera, e anche c'è stato un seminario per quanto riguarda la messa a punto del Giradischi, il nostro vecchio amato Giradischi, quindi è stato fatto nei confronti dei giovani, i quali hanno poco conoscenza di questo prodotto, che per loro esiste tutt'altro modo di ascoltare musica. Crea ovviamente, allarga i propri orizzonti alla città, ma non solo. Sì, crea da diversi anni, da quasi un decennio, ha cominciato a lavorare anche fuori, per fuori intendiamo dire su tutto il territorio nazionale, e quindi anche lì abbiamo avuto importanti riscontri con clientela di rilievo che ci ha permesso di crescere ulteriormente, perché ci siamo confrontati con realtà che chiaramente non sono la piccola cittadina come potrebbe essere Ragusa. Per concludere, un messaggio e un auguro speciale alla gente, alla città, ma soprattutto ai vostri partner. Ma alla gente della città è un augurio sempre di buona salute e di buon anno, questo va sempre bene per tutto. L'augurio a noi è quello di crescere in questa attività, e quindi ai nostri clienti di farci crescere ulteriormente.